Sindaco, com'è la situazione a Valle Castellana? Beh, climaticamente è decisamente migliore rispetto al 18 gennaio, che adesso si vede il sole, abbiamo ancora qualche cumulo di neve sparso qua e là, però diciamo che va meglio, decisamente meglio. Certamente adesso stanno uscendo tutte le problematiche dovute sia al sisma che già avevamo, sia alla grandissima quantità di neve che è piovuta giù. È comunque una città che si sta riprendendo? Si sta riprendendo molto lentamente. Io purtroppo le frazioni, lo stesso capoluogo, ancora molto molto spopolato, tanta gente non è ancora rientrata, stiamo soffrendo molto, attività commerciali, quelle poche che c'erano, che stanno chiudendo, quindi insomma. Il problema principale è che la montagna, e Valle Castellana è montagna, si è spopolata, si sta spopolando, e se perdiamo troppo tempo a rimettere su le strutture, le case, la gente non tornerà più. E quella è la nostra paura, credo mia, come sindaco e di tutti i sindaci della montagna. Sindaco, com'è la situazione a Torricella Sicura in questo momento? Beh, guardi, diciamo, dopo le ultime scosse di gennaio e la nevicata, la situazione è abbastanza importante, abbastanza grave. Abbiamo circa 350-400 famiglie sfollate, la maggior parte sono di esito B, esito E, circa 100 esito E. Abbiamo 10 chiese inagibili e circa 10 attività economiche che sono anche ferme, quindi bisogna delocalizzarle. Al momento il problema più importante è quello del personale, i comuni sono senza personale. E poi quello che si chiede soprattutto è che i comuni hanno bisogno di liquidità. I trasferimenti dovrebbero essere abbastanza puntuali e veloci, in modo che noi possiamo rendicontare e pagare subito il CAS, il contributo autonomo di sistemazione. Perché è chiaro che a Torricella siamo costretti a pagare ogni mese circa 100.000 euro di contributo. Il comune non ha la possibilità di anticipare queste somme, quindi chiediamo alla regione, ad Alfonso, di fare il possibile affinché queste somme ci vengono erogate puntualmente e mensilmente.